Partiamo quindi con questo servizio, ripeto, presenta, ci guida la preside Antonina Carise assieme alla signora Rosa Mattera di Villa Thomas di Forio. Accadeva ieri il continuo del suo viaggio alla ricerca delle tradizioni della nostra cultura contadina. Siamo a Forio con la preside Antonina Carise sulla nostra sinistra e la professoressa Rosa Mattera di Villa Thomas sulla nostra destra. Ci parleranno degli oggetti più comuni dell'economia contadina della nostra tradizione. Passiamo quindi adesso la parola alla preside Antonina Carise, che assieme alla professoressa Rosa Mattera ci spiegherà l'uso degli oggetti alcuni dei quali abbiamo inquadrati poco fa. Allora, ci troviamo agli inizi di Monterone a Forio. E precisamente nell'albergo della professoressa Rosa Mattera, che gentilmente ci ha ospitati e ci ha mostrato degli oggetti veramente interessanti per quanto riguarda la conoscenza della civiltà contadina nel nostro paese. E noi sappiamo che soprattutto Forio era una terra ricca, ricca di vigneti, ricca di vino, e quindi anche a Forio troveremo oggetti, luoghi che ci ricordano questa attività, che comunque non è ancora finita, anzi continua e anche abbastanza bene. Ecco, la professoressa Rosa ci spiegherà che cosa sono e a cosa servivano gli oggetti che abbiamo, che ho sulla mia sinistra. Professoressa, allora, questa specie di canaletto così che abbiamo al centro tra le due ambere, che cos'è? Come si chiama? Anticamente lo chiamavano il doce, e serviva, dopo pigiato l'uva c'era il mosto, e quindi questo mosto attraverso questo canaletto di porfido passava nei tini e poi successivamente veniva messo nelle botti per la fermentazione. Quindi questo dolce è molto importante. Oggi è una pietra, e siccome è una pietra tutta unita va molto ricercata per mettere nei salotti, tanto per ricordare un poco l'economia agreste di un tempo. Io credo che sia anche un fatto di snobismo, come un tempo si mettevano nei salotti i confessionali trasformati praticamente in mobile bar. Quindi per me è di cattivo gusto, secondo me, mettere degli oggetti nel posto che non è loro. Questi oggetti antichi, antichissimi, devono essere conservati nelle cantine, la maggior parte delle quali potrebbe veramente ospitarli come piccoli musei agrari. Ecco, scusa che ho precisato. Sono d'accordo. Certamente la gente lo tiene in esoto per mostrare chissà che cosa, e invece è un oggetto che non ci sta bene in un salotto moderno soprattutto, ma anche se antico c'è bisogno di ben altro, e non di questo bellissimo oggetto che comunque deve stare nel posto che gli compete. C'è il buco lì in questo cilindro, che più o meno credo sia lungo un 40 centimetri, 30-40 centimetri, no? Questo buco serve appunto per far uscire il mosto. E poi che cosa succedeva? Si metteva un duracciolo? Un duracciolo, sbaglio? Un duracciolo, perché per tema che i contadini perdessero la goccia, sì, perché la famosa goccia era importante, come pure quando si vendemmiava si dovevano radunare i famosi chicchidua,
e c'erano o dei bambini o delle vecchie o delle persone che erano addette alla raccolta dei chicchi, dei chicchi sotto le viti, per cui il contadino o una goccia di vino o un chicco di uva rappresentava un poco di ricchezza perduta. Perduta. Ecco. Quindi ci si teneva a non perdere niente del prodotto. Del prodotto. E intorno al turacciolo che cosa si metteva? Intorno al turacciolo o si metteva un po' di stoffa vecchia, si chiamava la pezza, la pezza bianca, oppure si metteva un po' di canapa. Di canapa. Di canapa, stoppa, per far sì che questa goccia non venisse perduta così. Non venisse nel frattempo che il contadino portava il tino pieno di mosto e lo versava nel fusto. Io conservo queste antichità perché provengo proprio da una famiglia di contadini e mio nonno si chiamava Tommaso Castiglione e aveva tanta proprietà sul monte, tanto che venivano i sorrentini famosi, cioè i venditori del vino da Sorrento, e venivano a comprare poi il vino qui da noi, e mia mamma ricordo diceva sempre quando venivano i sorrentini veniva la ricchezza nel paese, e io conservo ancora un piccolo aggeggio di Sorrento che uno di questi sorrentini regalò a mia mamma. E che cosa consiste questo aggeggio? Questo aggeggio consiste in un portagioie. Ecco, non è un aggeggio, allora è un portagioie. Portagioie. Senti, volevo dire una cosa, i sorrentini venivano a Forio a comprare il vino, venivano con i loro gozzi, con le loro navi. È vero, con le loro imbarcazioni. Fino a Forio. Poi c'erano le famose carrette. Aspetta. Le famose carrette tirate dai muli o dai cavalli, con i famosi barili messi su questi carretti, oppure li portavano sulla groppa, portavano sulla somma degli animali. E venivano, perché erano molto distanti, per esempio mio nonno l'aveva su Santa Maria del Monte, quindi dovevano andare questi cavalli o asini o altro genere, ma di solito o muli, dovevano portare questi barili sulle spalle, quindi erano andati al ritorno e poi c'era sulla groppa. E poi c'era il carretto in mezzo a Santa Lucia che raccoglieva questi barili. E io ne conservo pure uno qui nell'albergo. Sì, infatti noi abbiamo all'inizio di via Piellero un'immagine di Sant'Antonio Abate che l'avevano realizzato per devozione i Ciucciari, l'associazione dei Ciucciari di Forio. Ecco, perché questi Ciucciari portavano i loro asini fin sopra il monte per portare giù il prodotto vinicolo o altri prodotti agricoli. Perché una volta, questa si chiamava la via della pannoccia, se non sbaglio, se ricordo bene, si chiamava la via dell'uva, perché era tutta coltivata, tutta quanta, cioè i contadini nostri, no? I contadini di Forio erano riusciti a terrazzare un monte, anche se non tanto alto, ma impervio, con le famose parracine o muri a secco, che sostenevano i terrazzi realizzati artificialmente, e su ogni terrazzo veniva coltivata la vite bassa, non la vite alta, perché non era possibile per il vento e per le intemperie a cui purtroppo andavano sempre incontro. Allora da noi infatti per questo c'è la vite bassa, non c'è la vite alberata o arborata, cioè che i tracci vanno intorno agli alberi come si può ammirare nella terraferma, ma abbiamo come nella Francia, nella pianura francese abbiamo la vite bassa, che matura benissimo al sole col nostro suolo di natura vulcanica, ma che si difende dal vento in questo modo.